siamo tutti abituati a mangiare la bagna cauda in tutto il Piemonte, dall'Albese al Monferrato, al Cuneese, al Torinese. Classica bagna cauda col fouillot, il Barolo, il Barbaresco, la Candelina. Io ho pensato di rendere la bagna cauda moderna, cioè tradotta vuol dire salsa calda. È una salsa per cui ho pensato di abbinarla a tantissimi piatti in evoluzione, da non so, dal tagliarin con la bagna cauda a bottarga e limone, al tomino fresco con la crema di bagna cauda. Stasera abbiamo presentato le cozze in Francia, Paul Grimone, mangiai 5 anni fa cozze al Roquefort. Mi dico, ma il Roquefort è un piatto forte, arborinato, perché no, la bagna cauda non ci può star bene? Meravigliosa. Cappuccino con la bagna cauda, con un croissant salato ripieno di cipolle e peperoni, e sto sperimentando piatti a base di bagna cauda. AgriLady è un'azienda orticola, siamo produttori di ortaggi di vario genere, ma abbiamo aggiunto nella filiera della produzione anche un piccolo laboratorio in cui facciamo delle conserve sott'oli sott'aceti, cioè dei prodotti trasformati utilizzando le nostre materie prime. Ovviamente però anche una questione commerciale, se così vogliamo dire, per farsi conoscere la cosa migliore è far assaggiare i propri prodotti. Ecco il perché abbiamo voluto organizzare, anche con l'aiuto di tanti amici, come quelli che sono qua presenti, una serata allo scopo di farci conoscere.